Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai dei due dei castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'immessavi culli greci e bizantini, uniti in ciasto stile oce culli giamaicani. Dimmi di te due dei casta vieni. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure mai dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due dei cadieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umono cittadini, radicati all'immestavi culli greci e bizantini, uniti in trasto stile oce culli giamaicani. Dimmi di te due dei casta vieni. Yo, regno dello salento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che all'italiano non lo saccio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scritto, perché l'importante è questa in un poco di tutto. Anche se di tutto abbiate me ne butto, ma se una cosa mi interessa sono capace, pure mi hai visto. Se devi tu che io faccio, mi metto dai faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa è vivere. Dubbi e si testo, ma sempre sensibile, ma la vita è dura, è meglio stai amare pure quando te pare che è impossibile. Me la difendo, la tengo scritta con l'ugore, la cultura mia rappresenta tutto questo. Veramente importante che siano distribuiti in tutta Italia. Ha vinto il primo premio del secondo concorso nazionale Anil il film Kalel di Raffaella Fonton, un cortometraggio diretto, efficace, ben ideato e ottimamente realizzato. Notevole la capacità interpretativa del protagonista, che è perfettamente riuscito a calarsi nei panni di Kalel, il volto di un immigrato che ha sete di giustizia, inquieto e ferito e costretto ad una ottusa ed inutile burocrazia. Il primo premio va al cortometraggio apparentemente meno tragico, che è Kalel di Raffaella Fonton. Questo film, Kalel, cortometraggio efficace, ben ideato e realizzato, notevole capacità interpretativa del protagonista, che si è calato nei panni di Kalel, il volto di un immigrato che ha sede di giustizia, inquieto e costretto a un'ottusa burocrazia. C'è una briga di 7 minuti, sono 7 la durata, è una briga contro. È contro di noi, giustamente, contro l'Europa, contro quello che non fa. Questa è una più forte la vita della dignità della professionalice, che impone delle regole, dare quelle di umano, non fa male alla salute, il paese in cui vive, il paese in cui vive non ti fa male, di riconoscimento della sua dignità che gli fa male. È la mia che fa che fa male la sua vita e quindi ma sopporta qualunque attitudine. E poi anche diventare teologo, critica addirittura la nostra lingua, giustamente, si domanda che cazzo vuol dire clandestino,
che non ti scerrare. E che difendi là, quando difendi là, la terra tua. Amala e difendila, senti me difendila. Quando vuoi difendila, è la terra tua. Amala e difendila. Sempre te chiui. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti i furugui dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due te caglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, praticati all'immessabili, culli crescenti santini. Uniti in stile, oce, culli già.